partita molto combattuta, c'è rammarico per questa sconfitta a Palermo? Sì, c'è molto rammarico perché abbiamo affrontato una delle migliori partite secondo me che abbiamo fatto da inizio anno. Abbiamo giocato molto bene sia nel primo che nel secondo tempo, poi loro sono usciti fuori anche grazie ai loro cambi, anche grazie alla loro rosa, che comunque sempre nella nostra classifica. Noi ci è mancato un po' di potenza di finale. Sui gol subiti qualcosa non ha funzionato? Sì, quello sicuramente, come ho detto prima, il primo gol alla fine è stata una ripartenza dopo un ottimo primo tempo che ci può stare. E il secondo gol invece lì forse è stato qualche demerito nostro, quella palla che era molto lontana dalla porta e abbiamo sbagliato un po' tutti. E poi il terzo gol comunque viene da un contropiede finale al 93esimo, che succede, ci può stare anche quello. Però come ho detto prima, secondo me noi fino a 2-1 loro eravamo sempre in partita, e al 90esimo siamo stati in partita. La curva continua a sostenere avanti, dobbiamo cercare di fare più punti possibili sia per noi, sia per la maglia che abbiamo indosso, sia per i tifosi che ci sostengono sempre, sono sempre stati vicini da inizio anno e spero che continuino a fare fino a fine anno. Adesso mercoledì c'è la proprietà. Sì, mercoledì c'è già una partita importante, quindi dobbiamo risultare subito questa sconfitta e pensare subito alla Coppa, che è un obiettivo che comunque siamo arrivati battendo Napoli e Roma. E forse non è possibile.